Buongiorno, buongiorno amore mio. Buongiorno, ma quanta pappa hai fatto? Ma quanta pappa hai fatto? Gatto davvero oggi rotolerà per quanto ha mangiato stamattina. Buongiorno amore mio. Buongiorno, vuoi darmi i baci? No? Ok, se lo carezza, se lo carezza. Sì, ciao amore, buongiorno. Buongiorno. Ciao gatta Stellina. Ciao, patatina mia. Buongiorno, buongiorno, ma il buongiorno si dà con i gattoni. Buongiorno, buongiorno, gatta patatina, Stellina. ASMR. Mattutino. E oggi siamo fortunati perché, come vedete, c'è anche un po' di sole. Ah, tra l'altro, ho spostato il tiragraffi da quell'angolo a qui, dietro il divano, perché è l'unico modo per farci andare i gatti. Perché ho notato che se sta qua al centro ci vanno molto volentieri. Tant'è che gatta Stellina, sì, amore mio, ciao, amore mio. Tant'è che gatta Stellina ha dormito qui tipo tutto il giorno ieri e tutta la notte. Quindi sì, non so se mi ispira tantissimo, onestamente qui vi faccio vedere un po' meglio, non so se mi ispira tantissimo lì come posizione, sto pensando in caso di spostare quel piccolo mobiletto lì a specchio e in caso metterlo lì e spostare il mobiletto, forse metterlo là, non lo so, consigliatemi anche voi, appunto, oppure in quell'angolo, però secondo me lì non ci sta troppo bene, troppo piccolo. E poi, altra cosa che vi devo chiedere, visto che adesso il grattino l'ho spostato che stava in quell'angolo lì, adesso questa zona, diciamo la zona pranzo, sembra ancora più vuota perché questa parete appunto è gigantesca e anche l'angolo lì mi sembra vuoto. Quindi datemi qualche consiglio, non so bene cosa metterci sulla parete, magari qualche stencil, qualche quadro, qualche decorazione. So che ci sono tanti esperti di arredamento che mi seguono, quindi se mi date qualche consiglio, veramente mi date un super super aiuto perché non so bene che cosa fare in questo punto, però secondo me appunto è troppo troppo vuoto, la parete è troppo vuota, devo farci qualcosa. Sono qui nella mia cabina armadio, ormai la conoscete, la postazione skincare e make up. Mi sono appena svegliata, fatta la doccia, vestita, ma non ho applicato nessun prodotto sul viso, quindi adesso andiamo appunto ad applicare tutto quanto assieme, sia skincare che trucco, così vi faccio vedere tutti i prodotti che utilizzo. Oggi, a proposito proprio di skincare, vi parlerò di un brand che è già molto conosciuto, probabilmente molti di voi già lo conoscono, che si chiama Mi Amo. Io ho fatto una consulenza personalizzata con la dottoressa Camilla D'Antonio di Mi Amo, che mi ha consigliato i prodotti più adatti alla mia tipologia di pelle, quindi una consulenza super super mirata proprio per me, e stessa cosa potete avere anche voi. Potete usufruire di una consulenza assolutamente gratuita della durata di 30 minuti, quindi anche bella specifica, se vi metterò qua in sovraimpressione il numero da telefonare, e un numero verde, non si paga assolutamente nulla, e appunto potete avere la consulenza personalizzata in base al vostro tipo di pelle, alla vostra tipologia di pelle, grazie alla professionalità del skin expert di Mi Amo. Quindi appunto vi lascerò il numero verde in sovraimpressione, lo trovate poi anche giù nel box informazioni. L'unico prodotto che ho già utilizzato prima di iniziare a filmare, lui è l'Hydra Soft Creamy Cleanser. Questo è un detergente, l'ho utilizzato nella doccia perché mi piace sempre lavare il viso quando sono nella doccia, e questo è un detergente fantastico e delicatissimo e aiuta proprio a combattere l'effetto pelle che tira. Avete presente quando abbiamo la pelle secca, anche solo in alcune zone, anche la mia che è mista, in alcune zone a volte mi tira e fa appunto, si sente l'effetto pelle che tira, non è piacevole. Questo detergente appunto combatte quella sensazione fastidiosa. È nutriente e lenitivo per la mia pelle, super delicata e fantastico. Secondo prodotto che andiamo ad utilizzare è l'Enzyme Peel. Questa è una maschera esfoliante molto molto delicata che si può utilizzare anche ogni giorno e dà un effetto ossigenante sulla pelle. Questo va applicato molto velocemente sulla pelle senza stenderlo troppo.
Voilà, e adesso aspettiamo che faccia effetto. Lo vedete? Penso proprio di sì. E adesso lo lasciamo così agire per 5-10 minuti. Ok, sono passati 10 minuti ed ho risciacquato la mia maschera esfoliante. Notare come la mia pelle, che è super delicata, non sia arrossata neanche minimamente dalla maschera, perché sono tutti prodotti appunto super super delicati e perfetti anche per la mia pelle sensibile. E adesso andiamo ad applicare il siero. Questo è il GF5 glutatione, non so se lo pronuncio correttamente. Questo è un siero antiossidante super potente, quindi un antirughe fantastico, e si può applicare anche sul contorno occhi, quindi vado a picchiettarlo appunto anche sul contorno occhi e poi naturalmente sul collo. Si assorbe con facilità, quindi non bisogna aspettare tanto prima di passare all'idratante. Come sapete, è sempre importante nella skincare far assorbire per bene un prodotto prima di passare all'altro, e molto spesso quando ci ritroviamo con dei residui di prodotto, tipo che quando strofiniamo un po' la pelle ci ritroviamo appunto dei residui, no? Ecco, quello è perché non abbiamo, o abbiamo applicato troppo prodotto, oppure non l'abbiamo lasciato penetrare per bene nella pelle prima di passare al prodotto successivo. Quindi se vi capita è per questo. Adesso, naturalmente, lo step dopo il siero è la crema idratante. Questa è una crema leggera, perfetta per le pelli miste. Ne ho utilizzata già, eccolo qui, già parecchia e la sto amando. Anche questa molto delicata, si assorbe in fretta e idrata al punto giusto. Adesso, contorno occhi, vado ad applicare la Age Reverse Eye Cream. Questo è uno dei miei prodotti preferiti di Miamo. Va a proteggere la zona del contorno occhi e distende tutte le rughette. Ne basta veramente pochissima perché è molto idratante. E adesso vado a prendere il mio Skin Glow. Questo è un integratore alimentare a base di collagene marino idrolizzato, acido ialuronico, vitamine, minerali. È fantastico, lo sto utilizzando da un po' e bisogna prendere una boccetta, sono 20-22 millilitri al giorno. Bisogna agitarlo bene e va sempre preso a stomaco vuoto, quindi appunto lo prendo sempre appena sveglia, mentre faccio skincare o insomma mentre mi trucco, ma sempre prima di mangiare, di fare colazione, e dà un buonissimo sapore, sa di mela verde. Vi lascerò il link al sito Miamo se volete dare un'occhiata ai prodotti, se ancora non li conoscete, qua sotto nel box informazioni. Passiamo al make-up. Come al solito, il mio primer, quello di Fenty Beauty. Questo è il soft matte, appunto a seconda se sento la pelle un pochino più secca oppure se la sento meno secca cambio il primer. Oggi uso quello meno opacizzante. Poi invece oggi come fondotinta volevo provare la Airbrush Flawless Foundation di Charlotte Tilbury. Mi è stato inviato questo fondotinta in due tonalità, nella tonalità 2 che è la Cool Freud e la tonalità... Ah sì, cool, ok. Penso che quello sia francese. E poi anche nella tonalità 3, neutral, quindi appunto una un pochino più chiara e fredda, l'altra un pochino più scura e neutra come sottotono. Quindi non so esattamente quale andrà meglio, specialmente adesso che continuo ad usare l'autoabbronzante dalla scorsa estate, quindi sicuramente il mio colorito è leggermente diverso rispetto a quello solito. Andrei quasi più sicura sulla tonalità 3, che non mi sembra vero, ma vediamo. Beh, la vedo parecchio chiara, onestamente. Forse un po' giallina per il mio sottotono, però appunto con il fatto che sto usando molto autoabbronzante potrebbe anche starci. Vediamo se ci mischio un po' dell'altra tonalità. Sì, questa decisamente più fredda e un pochino più chiara, ma non penso di aver bisogno di andarla a mischiare perché la 3 mi sembra abbastanza giusta. Oddio, ragazzi, mi sembra chiarissimo, cioè adesso lo sfumiamo, eccetera, eccetera, ma mi sembra chiarissima la tonalità 3, cioè ma può essere che io abbia bisogno della tonalità 4? Cioè, voi che mi conoscete e mi seguite da tanto tempo, sapete che io
Cioè, la tonalità 4 proprio me la sogno nella mia vita, ma come può essere che Charlotte Tilbury abbia delle colorazioni così chiare? Cioè, io veramente non ci posso credere che questa sia la tonalità 3. Cioè, sembro un mimo, un po' scioccata, ragazzi. Per la prima volta nella mia vita provo la tonalità 3 e per la prima volta nella mia vita non mi fa un mascherone marrone. Quindi non so che cosa pensare. O le tonalità le stanno facendo più chiare, oppure appunto sono io che... Mi sto esagerando veramente con l'autoabbronzante. Allora, correttore uso questo di Kiko che mi piace abbastanza, di Kiko, di Clio Makeup che mi piace abbastanza, ma sarà probabilmente più scuro del fondotinta. Più o meno. Non è super coprente questo correttore in realtà, quindi se avete particolari problemi di occhiaie... Non copre tantissimo, però quello che mi piace è che appunto io non avendo tantissimi problemi di occhiaie pronunciate, insomma troppo scure, mi piace perché ha un bel sottotono aranciato, quindi quel pochino di blu che hanno le mie occhiaie riesce a cancellarlo, però appunto sicuramente non è un full coverage. Cipria utilizziamo anche queste di Charlotte Tilbury e della Airbrush Flawless Finish e... Una cipria compatta in polvere. Non so se le sentite, ma si sentono le navi a volte dal porto, tipo diciamo qua di Amsterdam. Sì, anche con la cipria sono decisamente, decisamente troppo, troppo chiara. Cerchiamo di risolvere la situazione con la terra e con il blush, ragazzi. L'unica cosa che mi viene in mente. Quindi abbondiamo con il blush. Ok, un po' di colore adesso ce l'ho, un pochino meglio. E adesso con la terra, ragazzi, speriamo di riuscire a fare il miracolo. Naturalmente uso la Hoola, ormai non sto neanche più a dirvelo, ma rimane la mia terra e di Benefit la mia terra preferita in assoluto. Tra l'altro, ragazzi, non ve l'ho detto, ma cioè sapete che questa domenica 14 novembre è il mio compleanno e ho deciso di, praticamente mia mamma mi ha tipo costretta perché ho avuto una mezza idea di tornare a Trieste per il mio compleanno perché volevo festeggiarlo con la mia famiglia e i miei amici. Però poi ho pensato, no, vabbè, cioè cosa faccio? Torno giù per il weekend, alla fine sono stata in Italia due settimane fa, 3 settimane fa, 2 settimane fa, non mi ricordo, una roba del genere. E quindi poi ho detto, mamma, guarda, non penso, sai che scenderò, perché comunque, cioè, ci sono appena stata giù, eccetera, magari insomma vengo a Natale, mia mamma, no! Ma come no? Io ti ho preso, non lo so che cosa mi hai preso, tipo i palloncini, io non lo so, l'ho detto, mamma, non è che ho 12 anni. Però quindi sono stata praticamente costretta diciamo a tornare a Trieste. No, ma sono molto contenta perché rivedo i miei amici e riesco a festeggiare con loro, non con tutti come vorrei, perché insomma non ho avuto il tempo di organizzare proprio una festa vera e propria. Però rivedrò tanti miei amici. C'è Neil che viene da Bologna a Trieste solo per stare come per il mio compleanno, quindi mi ha fatto super piacere. Adesso mascara, applico quello di Maybelline, lo Sky High, continuo ad amare questo mascara. E no, non è una menzione sponsorizzata, so che molte influencer hanno lavorato con Maybelline nella sponsorizzazione di questo mascara, ma per quanto mi riguarda il mio consiglio è proprio completamente spassionato perché non collaboro con Maybelline per consigliarvelo, ma ne ho presi tipo tre io di questi, tre o quattro, per farvi capire quanto mi piacciono. Li avevo trovati, se vi ricordate, tra l'altro, qui ad Amsterdam, quando ancora in Italia non si trovava questo mascara, e quindi penso di essere stata una delle prime a consigliarvelo quando ancora appunto non era neanche in vendita in Italia, e continuo ad amarlo, è fantastico. Non sbava, non crea grumi e per il prezzo che ha è veramente, cioè è assolutamente un mascara che funziona alla pari dei mascara super super cari, super costosi, ma
In realtà è un mascara low cost, quindi super consigliato. Make-up finito, ragazzi. Anche oggi non ho applicato ombretti. Ultimamente, da quando ho le ciglia così lunghe, praticamente, mi piace applicare solo tantissimo mascara perché secondo me già le ciglia fanno appunto una super figura, quindi niente ombretti, ho applicato appunto tanto mascara, ho fatto le sopracciglia con la Precisely My Brow Pencil di Benefit, questa è in colore 2.5, anche se forse mi piace di più la colorazione numero 3. E poi sulle labbra, ragazzi, ho riscoperto il rossetto di MAC che tanto amo, il Love You Back, che non usavo da un po' di tempo. Di questo bellissimo rosa. Quindi trucco fatto. E adesso, ragazzi, vado dal commercialista. Ale! Non so quanto riuscirete a vedere con la luce dietro di me. Comunque, questo è l'outfit di oggi, molto easy. Questo maglioncino che, se non sbaglio, avevo preso su ASOS, però tipo l'anno scorso. Cappotto teddy coat nero. Oh, questi sono gli skinny jeans che avete visto anche l'altra volta. Scarpe, ho le nuove, si sono già sporcate, ma sono le nuove sneakers di Saint Laurent, eccole qua. E come borsa oggi ho la mia Jumbo nera Chanellina grande, perché all'interno ho tutte le fatture che devo portare al commercialista. Let's go! Ed eccomi, questo è lo studio del mio commercialista, lo sto aspettando. Hanno anche un giardinetto molto carino. Ho consegnato tutto al commercialista, ho fatto tutto, ogni volta che vado lì tento di portargli le cose e scappare via, e quelli invece non mi fanno andare via, mi fanno sedere, quindi ok. Oh, qui c'è lo stand delle Holy Bowl, tutti i dolcetti natalizi. Che figata, ragazzi, ma non prenderò niente oggi perché l'altro giorno mi sono presa due Holy Bowl nel video con voi e poi tipo il giorno dopo ne ho mangiate altre tre. Anche se mi fanno una gola e c'è un profumino pazzesco, no, Nicole tira dritto, tira dritto. Comunque sì, fatto tutto dal commercialista. Ogni volta ho il terrore di andarci, diciamoci la verità. E adesso niente, faccio una passeggiatina tranquilla verso casa, devo ancora passare in un paio di posti in cartoleria. Siamo un po' fuori dal centro, diciamo qui. Comunque abbastanza casino. Ci sono già le lucine natalizie, come potete vedere. Tutta la città è già parecchio addobbata. Appena visto queste piante carnivore, c'è anche la mia Dionea, ma ce ne sono anche lì altre specie e mi ispirano parecchio, ragazzi. Forse dovrei prenderne altre di piante carnivore, sono troppo belle. Non so se le avete mai viste, le case sui canali, che sembrano delle barche. Delle barchette parcheggiate, invece sono delle vere e proprie case dove la gente ci abita, e, cioè appunto dove la gente vive, e ad alcune sono anche bellissime all'interno, può non sembrare, ma alcune all'interno sono super lussuose, anche se personalmente non ci abiterei proprio mai sull'acqua, però sì, su un canale così no, però ecco, vedete che questi si sono fatti sul tetto, anche tutto il divanetto. La zona giorno, eh sì, queste sono delle vere e proprie case. Quando inquadro questa chiesa qui vicino alla casa di Anna Frank, già sapete che sono vicino casa perché questo è il mio quartiere. Sono le 5:20, 5:15, 5:20 ed è già buio. Ma onestamente, ragazzi, c'è qualcuno di voi che ha già fatto l'albero di Natale? Perché vi giuro, io ne vedo talmente tanti in giro che penso che adesso sia diventata tradizione o che sia normalissimo farlo già tipo ad inizio novembre. O sono strana io, non lo so, ma per me, cioè, prima di dicembre io non riesco a farlo, cioè, devo sempre farlo il 7 o l'8 di dicembre, sì, 7-8 lo faccio, perché prima, boh, non lo so, mi sembra troppo strano, non è che, appunto, ancora deve esserci il mio compleanno, ma, però secondo me c'è chi lo ha già fatto, perché ne vedo troppi in giro. Quindi ditemi onestamente se lo avete già fatto e se no, quando lo fate. Un tranquillissimo lunedì pomeriggio ad Amsterdam, completamente diverso dal weekend che è strapieno di gente. Lunedì c'è il deserto, cioè la città è deserta praticamente. E il tramonto a qualsiasi ora esso sia rimane per me uno dei momenti più belli
si iniziano, si accendono le lucine sui canali e la città diventa molto più romantica. Amo anche questi lampioncini, troppo bello, fanno troppa atmosfera. Tornata a casa, io non posso uscire 3 ore da casa, veramente, perché Gatto Denver non mi dà pace, non so se lo sentite. In sottofondo. Esatto. Sì? Sei stato solo 3 ore, Gatto Denver, ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Lo so che per te è un'eternità, ma a volte devo pure uscire a fare roba, Denver. Amore mio, e comunque la pappa lì io ancora la vedo, quindi è inutile che fai capricci. Che drama queen. Sei una drama queen, Gatto Denver, tu lo sai? Sei la Lady Gaga dei gatti. Sì, lo so. Sì, tutti, saluto tutti, vi voglio bene, vi do i baci, vi do tanti baci. Per cena oggi penso che farò gli gnocchi, eccoli qua, e li farò naturalmente con il ragù che ho rigorosamente preparato io per 6 ore. Oggi l'ho cucinato appena mi sono svegliata, proprio ho subito iniziato a preparare il ragù per questa sera, assolutamente no, sto scherzando, quindi lo farò gli gnocchi con il ragù star. Quindi mia femmina, adesso mi metto come al solito il pigiama, mi metto comodo non appena torno a casa, tolgo tutti i gioielli. Faccio la cena e poi mi metterò subito al montaggio di questo video. Quindi anche oggi vi saluto subito qui, ma ho notato che appunto se concludo i vlog prima, riesco a fare il montaggio prima e andare a dormire anche prima e poi svegliarmi prima il giorno dopo. Quindi vi saluto qui, mia family. Spero comunque che questo video sia abbastanza lungo, anche se appunto le mie giornate, perché voi mi chiedete spesso vlog, però io ho sempre la sensazione che tipo le mie giornate non siano niente di così entusiasmante, eccetera, insomma, commercialista e robe noiosissime. Quindi. Sì, spero che vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacio gigantesco, ricordatevi che vi voglio tanto 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 bene, come al solito venite qua che vi abbraccio forte forte fortissimo e ci vediamo al prossimo video, ciao! Sono di nuovo qua, non vi aspettavate di rivedermi, ma sono di nuovo qua ragazzi, ho notato perché mi stavo cambiando, ho l'accappatoio, mi stavo cambiando e ho notato che il tattoo non è più rosso, cioè la pelle non è più tutta arrossata attorno e le crosticine che si stanno formando non si vedono, quindi ho pensato già di farvi il reveal del tattoo subito 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 adesso in questo video, perché appunto secondo me è già molto carino e non vedo l'ora di farvelo vedere per sentire che cosa ne pensate, ma personalmente io lo amo, è uno dei tattoo a cui tengo di più, quindi big reveal. Rullo di tamburi, adesso ve lo faccio vedere. Ok, vi ho appoggiati qui sopra lo specchio così riesco a farvelo vedere più facilmente. Come avete visto dall'altro vlog l'ho fatto qui sulla spalla, ma praticamente sul davanti, non è proprio sulla spalla, diciamo tra spalla e clavicola. Sono molto emozionata di farvelo vedere, ma eccolo qui, ragazzi. È la costellazione dello scorpione. Voi sapete che io sono scorpione ascendente scorpione. Se andate a leggere le caratteristiche, diciamo, di questo segno, io sono molto molto scorpione, molto molto tipica in tutte le caratteristiche e anche il tempismo è perfetto perché appunto mancano pochi giorni al mio compleanno, quindi è stato, diciamo, uno dei miei autoregali, se vogliamo chiamarlo così. E sì, è la costellazione dello scorpione che tra l'altro ero rimasta incantata a guardare alle Maldive. Ed è appunto, lo adoro, è secondo me molto molto semplice, ma al tempo stesso molto molto carino, piccolo, sottile, come piace a me. Appunto, volevo in realtà inizialmente farlo più qui sulla clavicola, ma poi mi avrebbe un po', cioè si sarebbe un po' tagliato quando indosso canotte o top che hanno appunto qui il,
tipo il nastrino, la spallina, quindi ho preferito poi farlo un po' verso l'esterno e questo è il big reveal del mio tattoo, appunto, che deve piacere a me personalmente, naturalmente, e io lo amo, lo amo, lo amo troppo. Quindi sì, mia family, questo era il big reveal del tattoo, volevo troppo farvelo in questo video perché appunto era molto più arrossato, cioè pensavo che sarebbe rimasto molto più arrossato, invece sta guarendo super super in fretta, ma appunto ovviamente un pochino è ancora rosso e ovviamente questo colore così intenso un pochino se ne andrà perché sono le crosticine, però insomma volevo farvelo vedere, quindi questo è quanto per il video di oggi, mia family. Vi risaluto con un bacio gigantesco e vi do un altro braccio perché lo approfittiamone, venite qua che vi stringo forte forte. Stavolta vi saluto davvero, ci vediamo al prossimo video. Ciao.